Evitare lo scontro, questa è la linea che domani adotteranno le prefetture del Friuli Venezia Giulia impegnate nel garantire la sicurezza durante la preannunciata manifestazione dei No Pass nelle stazioni ferroviarie. Domani scatta infatti l'obbligo di Green Pass sui treni a lunga percorrenza. Abbiamo chiesto dei rinforzi, 20 in particolare, che si aggiungono alla forza territoriale che disporremo. È in corso un'attività di info investigativa per appurare la reale intenzione di partecipare di queste persone. La polizia è all'opera e quindi siamo comunque fiduciosi sul fatto che la manifestazione domani si possa svolgere in serenità. Attesi circa 200-300 manifestanti a Trieste, ancora meno a Pordenone, molti di più a Udine e Latisana. Nessuna manifestazione in programma alla stazione ferroviaria di Gorizia. Nell'orario scelto per il ritrovo, le 14.30, non passano Frecciarossa e questo fa pensare che non ci saranno tentativi di bloccare l'accesso dei pendolari ai treni regionali, dove non occorre il Green Pass. Per precauzione, il prefetto di Udine, Massimo Marchesiello, ha predisposto 20 agenti di polizia in più e un unico varco di accesso alla stazione di Udine e uno in quella di Latisana, garantito solo a chi ha il biglietto. A Pordenone il prefetto Domenico Lione ha predisposto un servizio d'ordine pubblico adeguato al contesto cittadino, fa sapere.